Il Codma di Rosciano per 4 giorni si trasformerà in un grande palcoscenico per ospitare il Marche Winner 2022, l'esposizione internazionale e nazionale canina dal 28 al 31 luglio. Più di 200 razze saranno presenti nell'area del centro ortofrutticolo, formati in 10 gruppi. Grande partecipazione anche da fuori Italia, con la presenza di francesi, austriaci, belgi e spagnoli, sparsi negli hotel e agriturismi del nostro territorio. L'ingresso è libero, chi vuol venire, siccome la manifestazione inizierà alle 17.30 del pomeriggio e finirà all'incirca verso le 21, chi vuole la prima parte, poi ci sarà una seconda parte dove verrà proclamato il miglior cane della giornata, uno ogni giorno, e quindi ultimeremo il tutto all'incirca verso le 23. È un'occasione per passare una serata venendo ad osservare varie razze di cani che parteciperanno alla manifestazione. È una prova morfologica dove verrà valutato per ogni razza se questa razza appartiene ancora in maniera perfetta allo standard che rappresenta. Presenti 18 giudici internazionali che valuteranno per ogni giornata le varie razze canine partecipanti. Più di 2000 invece gli amici a quattro zampe che si sfideranno nei 4 giorni sotto la struttura allestita ad hoc dalla Protezione Civile CB Club Mattei di Fano e dalla Cooperativa Tre Ponti. Nell'ultimo giorno della domenica, tutti i giorni ci sarà un best in show, che è quello che decreterà per ogni dei 10 gruppi di appartenenza delle razze, e verrà scelto il miglior cane di quell'evento, che è l'evento di quel giorno. E alla domenica ci sarà sempre la stessa modalità di giudizio, poi alla fine i migliori cani delle 4 giornate parteciperanno a un evento che si chiama Supreme Best in Show, e dove verrà giudicato e verrà proclamato il primo, secondo e il terzo della manifestazione dei 4 giorni, di questa 3 giorni di internazionale e un giorno di nazionale che si svolgono qui al Codma di Fano. L'evento è organizzato dal Club Cinofili di Pesaro e Urbino insieme al gruppo di Iesi, Fabriano ed Ancona. Una collaborazione con l'ENCI che si è aperta negli anni scorsi con l'esposizione canina nazionale, che da quest'anno diventa esposizione canina internazionale, dove verranno giudicati i migliori cani del mondo, le migliori razze del mondo, verranno giudicati da una serie di giudici che arrivano da ogni parte del mondo per un'attività importante che si realizza nell'area Codma, che ormai si presta più per essere sempre un quartiere fieristico, un'area espositiva che guarda alle varie ambienti tematici della città, dall'enogastronomia, area Codma, nel weekend una delle più importanti esposizioni canine del mondo.